Salve a tutti gente e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi faremo un altro gameplay di Clash of Clans. Ci sono state delle evoluzioni, ad esempio ho migliorato gli estrattori di elisir, adesso sono tutti e due a livello 4. Ho migliorato la caserma, ho migliorato l'accampamento che adesso è a livello 2, il municipio a livello 3 e sto migliorando il deposito di elisir. Lo porterò dal livello 2. Ho creato dei giganti, andiamo a raccogliere, sì, non ce lo fa raccogliere perché siamo pieni. Ho creato questi giganti e vorrei andare insieme a voi ad attaccare qui i goblin. Corsa a loro, già prima in precedenza avevo visto un po' qui com'era la situazione. Ci sono quattro cannoni che sono abbastanza pesantucci da distruggere, però noi abbiamo sei giganti, quindi qualcosina si può fare. Io avevo pensato di metterne uno a cannone, gli altri due vediamo, intanto boh, proviamo. Mettiamone uno per ogni cannone, gli altri due ora vediamo dove possiamo metterli. Però ho notato che così, magari perché ho l'accampamento piccolo, posso creare poche truppe. Già con sei giganti sono pieno, non posso portare più nessuno dietro, più niente. Che non ce la facciamo, mi sa proprio di no. Forse uno, questo in basso a sinistra, riusciamo a distruggerlo, ma gli altri non penso proprio, ma neanche quello. Niente, abbiamo fatto una magra figura e basta. Non ce l'abbiamo fatta, solo i sei giganti mi sa che non bastano. Ma è l'ultimo, glielo mettiamo. Cioè, abbiamo distrutto un cannone e siamo rimasti con due giganti, anzi uno e un quartino, perché quello si può dire che ormai è morto. Ci abbiamo provato, ma è andata male, male, male. È rimasto lui, non ce la farà mai. Uno lo distrugge forse, ma il secondo distruggerà lui. Se ce la fa è un grande, ma non ce la fa, impossibile. Già è morto, a posto. Non ce l'abbiamo fatta, bella sconfitta. Torniamo con la testa bassa al villaggio e vabbè. Pazienza, ci abbiamo provato. È andata abbastanza male. Nel frattempo qua stanno creando le altre truppe. Boh, vediamo. Proveremo qualcos'altro. Nel frattempo avrei 4000 di elisir da spendere, ma dove li spendo? Possiamo migliorare la miniera. 5000, no, questo no, qua ci vogliono 10000 monete. Ma a proposito, ci sono nuove cose come risorse, esercito, difese, ce n'è 28. Vediamo risorse cosa ci dà di nuovo. L'estrattore di elisir ne abbiamo due, deposito lo stiamo migliorando, miniera, deposito, capanna mi servirebbe, niente, esercito. Un nuovo accampamento, male non ne può fare. Stendendo lo mettiamo, lo possiamo mettere sempre qua davanti. Se avete ovviamente da consigliare migliorie o qualcosa per il villaggio, scrivete tranquillamente nei commenti. E siamo di nuovo pieni di elisir. Possiamo fare niente, abbiamo solo due costruttori, eh. Servono i costruttori e servirebbero quindi 500 gemme, per almeno per un costruttore, un altro costruttore. Poi intanto spulciamo un po' cosa c'è di nuovo. Difese, vediamo. Torre, muro, mortaio, 8000 monete, però la bomba. Anche 28 nuove, ma dove sono? 4 qua ce n'è. Niente.
Costruire non possiamo più costruire. Qua siamo già pieni, no? Addestriamo un po' di arcieri, soldati semplici. E due giganti, facciamo anche tre giganti. Vediamo il prossimo attacco se possiamo fare qualcosa di meglio. Che stavolta è andata male, male, male. Attendiamo un attimo, vediamo quanto ci vuole, un po' ci vorrà penso. Beh, qualcuno ce l'abbiamo, possiamo provare a fare un ulteriore attacco con questi, magari non andiamo dai goblin, vediamo, troviamo una partita, qualcuno che possiamo saccheggiare. Lo scudo ce ne freghiamo, niente. Andiamo a vedere, vediamo, tipo qui. C'è un cannone, quindi che possiamo partire da qui con tre soldati normali. Ma no, nelle palle nel cannone. Ce n'è due cannoni, ecco, quello non l'avevo visto. Gli arcieri non li avevo visti per niente. Arcieri contro arcieri. L'ultimo soldato semplice, suicidati. Quella di prima è andata male, ma questa è andata peggio. Torniamo al villaggio, è meglio, lasciamo perdere. Ragazzi, dopo queste bellissime due sconfitte, direi che per oggi è tutto. Vi saluto. Al prossimo gameplay, al solito, se il video e il gameplay vi sono piaciuti, lasciate pure un mi piace ed iscrivetevi al mio canale YouTube. Vi saluto per adesso, alla prossima ragazzi!